amici, la buonasera. Eccoci per la nostra riflessione ed iniziamo con la prima lettura che la Chiesa ci propone in questa domenica, la 30ª domenica dell'anno liturgico. Dal libro delle Siracide. Il Signore è giudice e per Lui non c'è preferenza di persona. Non è parziale a danno del povero e ascolta la preghiera dell'oppresso. Non trascura la supplica dell'orfano, né la vedova, quando si sfoga nel lamento. Chi la soccorre è accorto con benevolenza, la sua preghiera arriva fino alle nubi. La preghiera del povero attraversa le nubi, né si quieta finché non sia arrivata. Non desiste finché l'Altissimo non sia intervenuto ed abbia reso soddisfazione ai giusti e ristabilito l'equità. Sono alcuni versetti cuciti insieme e tutti ricavati dal capitolo 35 del libro delle Siracide. Questo libro, nelle Bibbie più antiche, è indicato come libro dell'Ecclesiastico. Invece, nelle Bibbie più moderne, quelle specialmente che hanno una traduzione dai testi originali, viene invece indicato così, libro delle Siracide. E l'autore è un personaggio di nome Jesus, quindi come Gesù, e poi Ben Sirac, e quindi figlio di Sirac. Per questo di Siracide significa il figlio di Sirac. Ora, qui noi abbiamo un'affermazione fondamentale, e cioè dire quando dice che il Signore è giudice, per Lui non c'è preferenza di persone. Possiamo tradurre in questa maniera che di fronte a Dio siamo tutti uguali, oppure possiamo applicare a Dio quello che giustamente si desidera che sia applicato nei nostri tribunali: la legge è uguale per tutti. Questo discorso di Dio che non fa preferenza di persone, e quindi significa che Dio non gode né di simpatie né di antipatie, è un discorso fondamentale per avere una giusta idea intorno a Dio. E cioè dire, Dio non può essere prigioniero né di una categoria di persone né di un popolo, a preferenza o a scapito di altri, come neanche Dio può essere a servizio di una casta, anche quando essa fosse una casta sacerdotale. In altri termini, è come se noi dicessimo che Dio non è a servizio di nessuno. O ancora diversamente, ma sempre per esprimere il medesimo concetto, è come se noi dicessimo che Dio è padre ed ha un cuore di padre buono per ogni uomo. C'è però, nel testo che abbiamo ascoltato, c'è una sorta di preferenza che viene attribuita per quanto riguarda l'oppresso, per quanto riguarda l'orfano, per quanto riguarda la vedova. Cioè, Dio non ha preferenze, ma ha una predilezione per coloro che sono più fragili, più deboli, per la loro condizione di vita. Un orfano privo dei genitori, quanto è fragile. E così anche, miei cari amici, una vedova priva di suo marito, indubbiamente è chiaro che si trova in una situazione di debolezza. E così quando parla dell'oppresso, del povero, è colui che non riesce ad avere nessuna sicurezza con i beni della terra e quindi ripone intera la sua fiducia in Dio. E quindi tutto questo ci dice non di un'esclusione degli altri, ma ci dice invece di un'attenzione di quella che è giustamente
la misericordia di Dio. Ed è molto bella questa parola quando dice: la preghiera del povero attraverso le nubi ne si quieta finché non sia arrivata. Bella questa immagine, no? Di una preghiera che sale in alto verso il cielo, inteso simbolicamente come la sede della divinità. E quindi questa preghiera che trova ascolto e ottiene quanto chiede. Allora, l'immagine di Dio che noi ne abbiamo è di un Dio che è giustizia, di un Dio che è misericordia, di un Dio che non è indifferente a nessuno ed è particolarmente attento a chi è maggiormente nel bisogno. E se noi ci riflettiamo per un motivo o per l'altro, noi siamo sempre bisognosi, anche quando all'apparenza sembrerebbe che questo bisogno non ci sia, ma lo sappiamo bene che è un'apparenza. Di Dio abbiamo e tanto bisogno. Passiamo adesso alla lettura del secondo testo che la Chiesa ci propone. Siamo ancora con la seconda lettera che San Paolo scrive al suo discepolo Timoteo. Questa volta i versetti sono presi dal capitolo 4. Dice così: figlio mio, io sto già per essere versato in offerta ed è giunto il momento che io lasci questa vita. Ho combattuto la buona battaglia, ho terminato la corsa, ho conservato la fede. Ora mi resta soltanto la corona di giustizia che il Signore, il giudice giusto, mi consegnerà in quel giorno, non solo a me, ma anche a tutti coloro che hanno atteso con amore la sua manifestazione. Nella mia prima difesa in tribunale, nessuno mi ha assistito, tutti mi hanno abbandonato. Nei loro confronti non se ne tenga conto. Il Signore però mi è stato vicino, mi ha dato forza perché io potessi portare a compimento l'annuncio del Vangelo e tutte le genti lo ascoltassero. E così fui liberato dalla bocca del leone. Il Signore mi libererà da ogni male, mi porterà in salvo nei cieli, nel suo regno. A lui la gloria nei secoli dei secoli. Questo testo può essere da noi benissimo interpretato come un testamento, quello che Paolo sta lasciando al suo discepolo Timoteo. E quindi l'Apostolo Paolo fa come un bilancio della sua vita e la riassume in queste parole: ho combattuto la buona battaglia, ho terminato la corsa, ho conservato la fede. È chiaro che la corsa che egli ha terminato è il corso della sua vita, nella quale cosa ha fatto? Ha combattuto per la fede. E in questa vita l'Apostolo Paolo dice che ha conservato la fede, quella fede che non è facile, quella fede che è difficile. Paolo l'ha non soltanto difesa e diffusa, ma Paolo soprattutto l'ha conservata. Ed ecco perché nel suo cuore non c'è nessuna amarezza, neanche per la solitudine nella quale egli è lasciato proprio mentre si trovava in carcere e quindi doveva difendersi in tribunale. Tutti mi hanno abbandonato. E Paolo dice: nei loro confronti non se ne tenga conto. Com'è bello, miei cari amici, questo cuore dell'Apostolo Paolo. Un cuore che sa soffrire, un cuore che non sa rimuginare nulla di male nei confronti di coloro che non lo hanno capito e in realtà lo hanno abbandonato. Lui dice: non se ne tenga conto.
Ed ecco la certezza grande con la quale egli conclude questo testo: il Signore mi libererà da ogni male. E questa infatti è la preghiera del Padre nostro. Quando noi diciamo il Padre nostro, domandiamo questo: liberaci dal male. Il Signore ci libererà da ogni male. È la vittoria della nostra fede. Ascoltiamo adesso il Vangelo che è ricavato dal capitolo 18 di San Luca. In quel tempo Gesù disse ancora questa parabola per alcuni che avevano l'intima presunzione di essere giusti e disprezzavano gli altri. Due uomini salirono al tempio a pregare. Uno era fariseo, l'altro pubblicano. Il fariseo, stando in piedi, pregava così tra sé: «O Dio, ti ringrazio perché non sono come gli altri uomini, ladri, ingiusti, adulteri, neppure come questo pubblicano. Digiuno due volte alla settimana, pago le decime di tutto quello che possiedo». Il pubblicano invece, fermatosi a distanza, non osava nemmeno alzare gli occhi al cielo, ma si batteva il petto dicendo: «O Dio, abbi pietà di me, peccatore». Io vi dico, questi, a differenza dell'altro, tornò a casa sua giustificato, perché chiunque si esalta sarà umiliato, chi invece si umilia sarà esaltato. Questa frase conclusiva del Vangelo è molto nota. Noi ci sforzeremo di comprenderla seguendo proprio questa parabola, la parabola che viene anche indicata come la parabola del fariseo e del pubblicano. Diciamo che tutte e due dicono la verità, sia il fariseo che il pubblicano. Il pubblicano dice che è un peccatore. Il pubblicano era un peccatore perché per il suo mestiere di esattore delle imposte aveva a che fare con i romani, era una sorta di collaborazionista e quindi era ritenuto peccatore come lo erano i romani occupanti il territorio. Ma anche il fariseo dice delle cose vere. Dice che non è un ladro, ingiusto, adultero. Addirittura dice anche, elenca le opere buone che egli fa, il digiuno, le decime che egli paga. Quindi il fariseo, diciamo, ha dei comportamenti che sono ineccepibili. Potremmo dire che sono esemplari. Invece il pubblicano riconosce che i suoi comportamenti non sono esemplari. E questo, miei cari amici, è molto importante che noi ce ne rendiamo conto, cioè dire che c'è questa situazione. Ebbene, a questo punto è chiaro che noi dobbiamo afferrare un significato molto importante di questa parabola. Perché il pubblicano torna a casa giustificato e invece il fariseo, che pure diceva delle cose vere nei suoi comportamenti, rimane quello che era, anzi ha manifestato qual è l'interiorità sua, qual è il suo animo, qual è il suo cuore. E notate che il fariseo si paragona agli altri uomini e si paragona direttamente al pubblicano e si giudica migliore degli altri. Qui sbaglia il fariseo. Il fariseo sbaglia non quando dice io faccio questo, questo e quest'altro, perché le cose che gli fa sono cose buone. Ma il fariseo sbaglia quando si paragona agli altri uomini e li valuta peggiori di sé. Si paragona al pubblicano e lo disprezza. Ed allora questo che cosa significa? Significa che il fariseo non ha amore
verso il prossimo. Perché chi ha amore ha stima. E se non può avere stima, ha compassione, ma non nutre mai disprezzo. Eccolo dove sbaglia il fariseo. Cioè il fariseo sbaglia non perché è fariseo, perché i suoi comportamenti farisaici sono comportamenti corretti, erano quelli che gli imponeva la sua appartenenza alla categoria dei farisei, questa gente pura, separata dalla comune degli uomini. Ma nel cuore del fariseo non c'è amore per il prossimo. Questo è il suo grande difetto. E questo, miei cari amici, ci convince di che cosa è la nostra religione cristiana. Noi siamo cattolici e quindi come tali siamo cristiani. Ebbene, un cristiano non si qualifica tanto per i suoi comportamenti esternamente osservabili, quanto un cristiano si caratterizza per i sentimenti che nutre nel suo cuore. E i sentimenti sono due: umiltà di fronte a Dio, amore per il prossimo. Sforziamoci di vivere in questa maniera. Sarà certamente un grande vantaggio. Vivere apprezzando, vivere stimando e in ogni caso vivere soffrendo con chi si trova nelle difficoltà anche di carattere morale. Abbiamo così terminato la prima parte di questa nostra riflessione ed oggi iniziamo con un nuovo personaggio della Bibbia, un personaggio che certamente è abbastanza conosciuto, ma forse dirne alcuni elementi sarà molto utile. Vorrei iniziare a parlare quest'oggi del personaggio, direi, più famoso della storia ebraica dopo Mosè. Il primo è Mosè e il secondo è Davide, il re Davide. Che cosa è successo in Israele? In Israele è successo che gli israeliti, che sono costantemente in guerra contro i filistei e le altre popolazioni vicine, sentono un bisogno, quello di avere un'autorità centrale che possa essere punto di convergenza di tutte e 12 le tribù di Israele. Vogliono quindi superare la polverizzazione ed essendo uniti, essere più forti e quindi poter contrastare i propri nemici. Per far questo è necessario un cambiamento e diremmo da uno Stato federale, quale in realtà era la Palestina abitata dai giudei e quindi la Samaria, la Galilea e la Giudea, diventare invece uno Stato accentrato che si riassumeva nella figura di un sovrano. È per questo che la Bibbia racconta che gli israeliti vanno da Samuele, uno degli ultimi giudici, la cui vita era però prevalentemente religiosa, più che militare e politica, e gli chiedono di assegnare un re. Samuele si rifiuta, dicendo: non è possibile, il vostro re è Dio, voi non potete avere un re, perché questo re prenderebbe il posto di Dio. Notate questo ragionamento. Il popolo ebraico intende avere un re per ragioni pratiche. Samuele intende rifiutare il re per una questione di principio. In mondo è come se Samuele dicesse: voi, avendo un re, perderete la vostra libertà. E questo re si porrà al posto di Dio. E quindi la monarchia metterà in crisi la vostra fedeltà a Dio
È questo quello che dice Samuele al popolo, il quale in un primo tempo sembra convinto, ma poi tornerà alla carica per dire: guarda che noi il re lo vogliamo. E quindi insistono. A questo punto Samuele si rivolge a Dio: che devo fare? E Dio risponde: dai loro un re. E Samuele avverte il popolo: ma guardate che il re vi dominerà, vi renderà schiavi, il re vi metterà le tasse, voi diventerete suoi servi, ci sarà una corte, voi sarete dominati. Il popolo è irremovibile, vogliono un re, perché attraverso un re vogliono liberarsi dalla minaccia incombente dei popoli vicini. E il re viene scelto da Samuele, e il primo re è Saul. Saul risponderà alle esigenze del popolo, sarà un re vittorioso, ma Saul sarà infedele a Dio. Ed è per questa ragione che Samuele prepara, diremmo, la successione, non nel figlio naturale che era Jonathan, quanto piuttosto in Davide, il figlio di Jesse, il quale diventerà così il re. E Davide sarà fedele al Signore e quindi egli porterà il popolo alla vittoria. Il regno di Davide costituisce quel territorio del grande Israele che si estendeva a quei tempi sino all'attuale Iraq. Bene, su questa storia noi dovremmo riprendere alcuni particolari. Il fatto di Saul che viene rifiutato come re da Dio e come Davide viene in realtà scelto da Dio e quindi diventerà per 40 anni il più glorioso dei re di Israele. Abbiamo così terminato la seconda parte della nostra riflessione. Adesso mi pare opportuno parlare di qualcosa che riguarda la storia e in particolare la nostra storia italiana. Riandiamo con la mente al 1940. Che cosa succede nel 1940? Succede che l'Italia entra in guerra il 10 giugno del 1940 e l'Italia entra in guerra a fianco della Germania. L'alleanza che c'è tra la Germania e l'Italia è quella che viene chiamata il patto di acciaio. Le due nazioni sono fortissime, come fortissimo è l'acciaio, e quindi loro, alleate, dovranno dominare il mondo. Questo era quello che si pensava, questo era quello che si progettava ed era anche quello che si diceva. Ma era proprio così? Se noi parliamo di un patto d'acciaio è come se dicessimo che tra Italia e Germania vi era un'alleanza trasparente senza ombra alcuna. Non era così. Vi erano delle ombre. Al punto che possiamo dire in questa maniera: Hitler e Mussolini, Germania e Italia, sono sì alleati, ma non sono amici. Spieghiamo. Nel 1938 accade che l'Austria viene annessa alla Germania con quell'atto famoso chiamato Anschluss, in cui il territorio austriaco viene incluso, Anschluss, viene incluso nel Reich tedesco. A quel punto la Germania, che non confinava con l'Italia, viene a confinare con l'Italia dove? Al Brennero. E quindi dove abbiamo lo spartiacque, per cui dall'altra parte delle Alpi c'era l'Austria, ora c'è la Germania, da questa parte rimaneva l'Italia.
Mussolini teme che Hitler possa rivendicare i territori che erano appartenuti per secoli all'Austria come territori del Reich germanico. Quali erano questi territori? Erano due: il Trentino e l'Alto Adige o Südtirol. Per cui tutta questa fascia di territorio che l'Italia aveva ottenuto dopo la prima guerra mondiale, la guerra vittoriosa, si rischiava di perderla perché l'Italia non sarebbe stata in grado di affrontare un'eventuale richiesta della Germania, affrontarla negativamente. È per questa ragione che nel 1938 Mussolini dà ordine di costruire un vallo, e quindi una linea difensiva, chiamata Vallo del Littorio, che avrebbe dovuto impedire, con un muro di cemento lungo tutto il confine, costellato di casematte, di fortini, di fortilizi, di trincee, doveva impedire l'eventuale invasione del territorio italiano. Per non far insospettire la Germania, si dice che questa linea difensiva sarebbe partita dal Mar Ligure e sarebbe arrivata sino al Mare Adriatico e quindi dal Piemonte alla Venezia Giulia. Ma in realtà quello che si costruisce è proprio quello che è a ridosso del confine tra l'Italia e la Germania. Come sappiamo queste notizie? Le sappiamo dal diario di Ciano, il genero di Mussolini, che era anche ministro degli esteri del Regno d'Italia. E quindi lui ci informa proprio di tutta quanta questa linea difensiva che Mussolini vuole costruire. E lui stesso ci dice come Mussolini è quanto mai incerto sul modo di agire di Hitler, il quale è vero che in quel periodo era un alleato, però date le vittorie che egli andava riscuotendo in tutta quanta l'Europa, poteva tutto questo significare, indubbiamente, poteva significare anche la richiesta di dominare l'Italia. E invece, nell'idea di Mussolini, l'Italia avrebbe dovuto avere il primato nel mondo mediterraneo, e quindi la Grecia, e quindi la Turchia, e quindi la Siria, l'Africa e tutte le colonie sino all'Oceano Atlantico, e invece Hitler avrebbe dovuto avere il dominio sul nord Europa. Ma Mussolini non si fidava di Hitler, e infatti questo vallo difensivo venne chiamato anche linea non mi fido, cioè qualcosa che nasceva dalla diffidenza. Un momentino, fermiamoci e riflettiamo. Ma che sorta di alleanza è quella di due persone che diffidano l'una dell'altra? D'altra parte, l'Italia non era nuova a cose del genere, perché anche nella prima guerra mondiale l'Italia si è alleata con la Francia e l'Inghilterra, ma tra i tre alleati non c'è amicizia. E perché non c'è amicizia? Perché quello che l'Italia pensava di ottenere nella prima guerra mondiale era contrario agli interessi della Francia e dell'Inghilterra. L'Italia cosa voleva ottenere? Diventare una grande potenza nel Mediterraneo e in Africa. In questa maniera l'Italia avrebbe urtato gli interessi e dell'Inghilterra e della Francia. Ma allora guardate
che sorta di politica che fa il nostro governo dell'epoca. Si allea con due potenze che sono concorrenti. E quindi cosa succede? Che Francia e Inghilterra accettano l'alleanza in chiave antigermanica, anti-austriaca. Ma poi, a guerra finita, faranno di tutto perché l'Italia non abbia proprio nulla di quello che avrebbe avuto titolo ad avere stando alla alleanza. Ma tutto questo è chiaro che dice delle ingenuità dei nostri governanti, i quali indubbiamente si sentono furbi e credono che non esista al mondo altri più furbo di loro. Sapete che questa è la caratteristica dello stupido. Lo stupido è stupido perché pensa di essere il più intelligente di tutti. E non è così. Chi pensasse questo, di essere più intelligente degli altri e quindi capace di poterli mettere nel sacco, costui è uno stupido, perché si troverà sempre qualcuno più intelligente di lui, più intelligente di noi. Allora saggezza vorrebbe il contrario. E infatti vorrei che facessimo un paragone, proprio che ricaviamo dalla storia. Nel 1700 c'è una guerra tra l'Inghilterra e gli Stati Uniti ed è la famosa guerra di indipendenza. Terminata questa guerra, una volta che l'Inghilterra riconosce le 13 colonie come indipendenti, guardate, per tutto il 700, per tutto l'800, per tutto il 900, sono 240 anni, più questi anni, 250 anni, tra Inghilterra e Stati Uniti non c'è stata più una guerra. Sono andati d'accordo. Cioè, sono due popoli amici, non così l'Italia. L'Italia non ha avuto amici e non poteva averne, dati i comportamenti truffaldini che erano proprio del nostro governo, ha avuto alleati che erano dei concorrenti e quindi l'hanno utilizzata per quello che poteva loro essere utile e poi l'hanno abbandonata a loro, al suo destino. E Mussolini non cesserà neanche durante gli anni di guerra nel fare costruire questo vallo del Littorio. Fino al 1942 si lavora con grandi difficoltà perché non era facile portare sulle Alpi il cemento, portarvi le munizioni, le armi. Alla fine tutto rimase incompiuto, ma tutto era profondamente inutile per due ragioni. Profondamente inutile perché la guerra che si combatteva nella Seconda Guerra Mondiale non era una guerra di trincea come la Prima Guerra Mondiale, era una guerra di movimento. Conseguentemente queste difese ferme, immobili sul terreno non sarebbero servite. Lo dimostra quello che avvenne in Francia. La Francia era sicura dietro la linea Maginot, ma la Germania accerchierà alle spalle invadendo il Belgio e andrà ad occupare Parigi, mentre l'esercito francese è ancora fermo lì ad aspettare sulla linea Maginot i tedeschi che non arrivavano mai. E così sarebbe successo in Italia. L'Italia poteva essere benissimo attaccata attraverso le sponde del Mar Adriatico, del Mar Tirreno, dello Ionio, ma poi non ce ne fu proprio bisogno. Perché dopo l'8 settembre del 43, tutto il nord Italia diventerà in definitiva un territorio alle dipendenze della Germania. E attraverso il Brennero le truppe tedesche diventeranno truppe di occupazione. La storia. Oh, quante cose può insegnare la storia. Pigliamone uno di questi insegnamenti. Più che alleati bisogna avere amici. Ed avere amici
tra tutti e non tentare di fare le scarpe al proprio amico, perché non è giusto tradire un'amicizia. Abbiamo così terminato, miei cari amici, ci risentiremo settimana prossima. Auguro a tutti la buona sera, a ben rivederci.